In questo video scopriremo tutti i personaggi di Dragon Ball Sparking Zero. Quello che state vedendo è il rooster ufficializzato da Bandai attraverso i vari trailer e qualcuno ha ben pensato di dividere questo rooster per saghe. Ora io voglio farvi una domanda prima di farvi vedere il rooster completo. A voi questa tipologia di selezione del personaggio piace? Perché a me personalmente no, la trovo molto confusionaria e molto dispersiva. Ma torniamo a noi. E se io vi mostrassi questa immagine? Che cosa mi direste? Una persona all'interno del web con molto tempo libero ha ben pensato di completare questo puzzle con i personaggi mancanti in Sparking Zero. E se devo proprio essere sincero, questa immagine conferma quello che vi ho detto poco fa. Ovvero che un rooster del genere non è altro che confusionario e dispersivo. Non lo apprezzo particolarmente, ma è un mio punto di vista. Nei commenti ditemi voi che cosa ne pensate. Tornando a noi, vi dico la verità, molti personaggi mi sembrano piazzati alla cane. Ad esempio, qui abbiamo alcuni personaggi della saga originale di Dragon Ball. Ma che ci azzecca però Black, Zamasu e le loro rispettive trasformazioni? Ovviamente niente, perché questi sarebbero dovuti essere qui vicino a Trunks. E invece vicino a Trunks c'è tutta la saga del torneo del potere, che all'effettivo non ha un vero e proprio significato, ma bisogna anche ammettere che questi 164 personaggi sono sì tanti, ma alcune caselle sono occupate dalle trasformazioni. Freezer da solo, per esempio, occupa 7 caselle perché sono 7 trasformazioni. E questa cosa un pochettino mi fa storcere il naso, ma vabbè, è un mio punto di vista. Da questo lato abbiamo appunto la saga di Freezer, dove c'è un pochettino di Zarbon e di Dodoria, ma c'è anche un po' del film della risurrezione di Freezer. Non so perché sia stato messo qui onestamente, considerando che Golden Freezer è stato catapultato qua in fondo. Qui invece c'è un pochettino di saga degli androidi con C18, C17, Cell. Questa volta sembra che la seconda forma sia giocabile, secondo questo utente, sarà contentissimo Joseph, che regà, ogni volta chiede sta seconda forma di Cell, mo Giuseppe, se tu sta seconda forma non la usi, ci viene mazzate. Qui sotto invece abbiamo la saga del torneo del potere. Sì, perché qui sono tutti i personaggi. Di qua abbiamo la saga di Majin Buu. Però, raga, dentro sta saga di Majin Buu, che cazzarola c'entra? Ok, Dispo farà. Cioè, vedete che è molto, molto confusionario come menu, secondo me. Allora, a questo punto, era meglio dividerlo proprio per saghe. Come in questa immagine, per esempio, no? Raga, io onestamente non ho capito perché la scelta di questo menu. All'interno di questo rooster, però, mancano diversi personaggi. Ad esempio, se non ho flashato, manca Tapion. Grave problema perché Tapion, ragazzi, è personaggione. Insomma, manca anche Janemba. Quindi mi state dicendo che magari nel rooster finale i personaggi dei film non sono inclusi? Lo so, sicuramente avete già notato che manca Gohan Beast, Orange Piccolo, insomma, tutti quei personaggi di Dragon Ball Super Super Hero. Ma dobbiamo capire una cosa, amici miei, che ogni gioco, quando esce, prevede l'uscita dei DLC, ovvero dei contenuti aggiuntivi che permettono al gioco di non morire nell'arco di poco tempo e continuare a sostenersi nel lungo termine, ok? È un po' tra l'altro come fa Fighters, insomma, dai, raga, lo sappiamo questo giochetto come funziona. Però, devo essere sincero, questa cosa del non mettere il Gohan Beast è un po' un colpo basso, perché all'effettivo credo sia uno dei personaggi ad oggi più amati. Forse potrebbe aver superato persino l'Ultra Istinto. Oh, qua lo dico, qua lo nego, non mi prendo responsabilità di quello che ho appena detto. È un peccato perché mancano diversi film all'interno di questo rooster. Anzi, in realtà credo che mancano tutti. Lì abbiamo Bardock, abbiamo Re Vegeta. Non lo so, ragazzi, io a questo punto. Cioè, per esempio, qui no. Il Cybaman. Che ci azzecca?
se il Cyberman fa parte della saga dei Saiyan. Vi dico la verità, questo rooster potrebbe tranquillamente non essere attendibile. Anzi, se vi devo dare una valutazione da 1 a 10, questo rooster ha una credibilità di 2, ok? Quindi non prendetelo per buono. Ma una cosa però non possiamo toglierla, ovvero che all'effettivo è un rooster molto caotico, molto disordinato. Così, per esempio, potrebbe avere un senso. Qui sopra, per esempio, la saga di Freezer, che potrebbe continuare qui e finire da questa parte. Qui abbiamo la saga dei Saiyan, ma all'effettivo abbiamo Goku Kaioken da questa parte. Boh, raga, io lo vedo un po' come un pastrocchio. Qui c'è la saga di Majin Buu e questa ha senso perché all'effettivo abbiamo Mr. Satan, Majin Buu, Goku Super Saiyan 3, Vegeta con la trasformazione in Vegeta Majin e quindi questa parte il suo senso ce l'ha. Dragon Ball Super Broly, che potrebbe anche essere semplicemente Dragon Ball Super con il Goku blu. E qui, però ci sono due Dragon Ball Super Broly. Questo è il film, il Broly del film è da questo lato. Qui sotto abbiamo dei personaggi che appartengono al torneo del potere, compreso il C17, l'MVP. Non lo so, ragazzi, io sono molto molto preoccupato, devo essere sincero, perché ho paura che questo gioco avrà dei DLC molto pesanti e che all'effettivo, al day one, potremmo ricevere il rooster che state vedendo. E i personaggi successivamente si sbloccheranno poi. Io credo che se al day one questi escono con un rooster del genere, probabilmente succede il delirio, regà, il patatrack, il finimondo. Ne sono sicuro. Non ci rimane ovviamente che aspettare con calma e poi vedere quello che succederà. Grazie mille per aver visto questo video fino alla fine. E se siete arrivati fino a questo punto, scrivete Majin Buu nei commenti. Ciao! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.